Ragazzi, buon pomeriggio. Oggi è sabato. Mi è venuto a trovare grande Paolo con la sua Cupra Formentor ritirata quando, Paolo? Pochi giorni fa. Ieri. Ieri. Ragazzi, l'ha ritirata ieri la macchina dal concessionario, nuova di pacca. Comprato per la sprint, ha preso la versione premium, giusto? Sì. Premium cosa vuol dire? C'è dentro il pedal block, che quello c'è. L'antifurto, che è del pedal block. Lo scatto da 0 a 100 addirittura. Lo smartwatch e l'Apple CarPlay. Garanzia 5 anni, sì, perché anche la garanzia di 5 anni. Al posto di 3 hai 5 anni, un 2 anni in più di surplus. Quindi che Cupra è questa, Paolo? È la 1500 benzina di SG. Quindi da 150 cavalli, 1500. Ragazzi, questa è la trazione anteriore, non è 4 ruote motrici, perché la 4 ruote motrici è la 190, la 2000. Quindi questa qui, ragazzi, sappiamo già il piccolo problema che ha. Paolo se ne è già accorto, cioè se ne è accorto da ieri, da ieri, sì, subito se ne è accorto. Ma Jerry, quel lag già preordinato, l'aveva, penso, aveva già preso, già comprato il pedal sprint. No, ma la gente è fenomenale. No, non è il primo che fa così. Allora Jerry, io già voglio comprare già il pedal sprint prima che arrivo alla macchina, perché già ho visto i video e ho sentito gli altri e ho già capito che serve. Quindi ragazzi, che dire di più? La Cupra Formentor ovviamente la conoscete tutti, ormai sul canale spopola, non voglio dire che fa concorrenza all'MG, ma ne sono arrivate parecchie, ne arriveranno parecchie, perché ho della fila dietro che fa paura. Ragazzi, rimanete sintonizzati perché ci sono delle novità. Paolo, dopo gli dirò qualche novità. Chi viene di qua di persona glielo dico, ovviamente nel video non posso dirle, perché veramente è una novità molto bella. Paolo, andiamo a fare un test drive, andiamo a provarlo, andiamo. E via, guardala, che bel colore anche. Ragazzi, full optional, di là c'è il sedile elettrico con la regolazione e la memoria. E qua c'hai lo schermo grande, che non tutte ce l'hanno, giusto? No. Esatto. Cambio DSG, 12 pollici, ragazzi, c'è tutto. Una cosa che se non mi dimentico di dire, perché è una cosa comunque che abbiamo fatto da pochi giorni, ragazzi, abbiamo aperto la pagina Instagram nuova, ufficiale, pedal sprint di Jerry, cioè di mia, che la segue il mio amico Matteo di San Marino. Ragazzi, seguite Matteo di San Marino perché mi sta dando una mano sui social, veramente da ringraziare quel ragazzo lì, è una persona d'oro, veramente, bravo, bravo e grande Matteo da San Marino. Al telefono, quindi dopo vi lascio in bio, vi lascio il link, andiamo a destra, il link di Instagram della pagina nuova. Allora, così siamo in natural, giusto? Siamo in eco, cosa che segna comfort. Questo? Comfort, perfetto. Adesso aspetto quello che hai detto prima. Lo schiacciamo? Sì. Ti tira su un pelino così non sentiamo i frusci. Ragazzi, abbiamo il sole contro, mi spiace, siamo in comfort così, Paolo. Toc. Così è spento. Sì, si sente, eh? Paolo, rimani ancora così accelerato? Prima mi ha detto la Madonna, e non eravamo ancora in live, nel senso non stavamo ancora registrando. Hai visto? Ragazzi, cambia veramente tanto. Anche quello di prima l'ho montato su una DR4 prima e mi fa, ma è molto scettico anche un signore anziano. Mi faccio, devi provarlo. Dai, andiamo fuori a provarlo. Quando, facciamo tutto il giro della rotonda. Quando l'ha provato mi fa, allora. Adesso c'ho il pedale molto molto sensibile. Pronto, quindi lo scatto da 0 a 100 con questa qua, ti dico che adesso non ti voglio dire una stupidata, ma provalo. Che dici, Paolo? Da così a così. Ottimo, tutto a sinistra, Paolo, tutto a sinistra. Ovviamente, Paolo, questa è la famosa corte lombarda, sì, che sì. Ormai questo, se non ci viene addosso, lo stiamo riprendendo, ragazzi, sì, eccolo. Qua. Sinistra? Cioè, c'era proprio tagliato la strada, sì, eh? Sì. Destra?
faccio anche da webcam, quindi siamo eravamo registrati. Allora Paolo, noi siamo così, siamo in sport. Se rimani ancora un po' accelerato ti faccio vedere che te l'ho spento, visto come fa? Sì. Tipo un colpo. Esatto, sì, come se puntasse il muso che si, sì, si abbassa di giri, invece la valvola farfalla che ritorna in posizione originale. Adesso così accelerato, accelera pure. Mamma mia. Paolo, com'è? Stupendo. È questo che devi sentire, ragazzi. Non vuole essere ripreso, ma io lo vedo e è contento. Sì, se la ride. Quindi, Paolo, una volta che tu trovi il giusto settaggio, lo dico sempre, sarò ripetitivo: tu il telefono lo puoi spegnere e rimane sempre settato così. C'ho l'applicazione. Dopo tu lo puoi vedere anche da qua. Dopo, cosa fai da casa? Ti apri CarPlay, metti i codici, ti apri smartphone, metti i codici, scatola 0, 100 codici e pedal block codici, basta. Ed è tutto attivo. Dopo tu basta che ti colleghi e lui lo vedi la schermata sull'Apple CarPlay, che viene fuori l'icona pedal sprint e clicchi. Via. Lo devi fare da macchina ferma, la prima volta che sei, che parti. Poi una volta che tu sei in movimento puoi aprire l'app e fare i cambiamenti. Okay. Questa è per una questione di sicurezza, ecco. Facciamo così, Paolo. Te lo spengo. Boom. Se, wow, si è seduta la macchina, mettila in sport. Ok, siamo in sport così. S5. Ok, questa la faccio provare prima in sport. Rimane accelerato. E parte. Ragazzi, siamo a 60. Quanto siamo? 60. 60 all'ora, e la macchina tira sul muso in accelerazione. Cioè non si nota, perché ma che muso che ha sta macchina? Poi stiamo andando relativamente piano. Adesso Paolo qua avanti 500 metri giriamo a destra. Ok. Da conosci la strada, okay, più o meno, sì. Paolo è della zona, è qua vicino, non diciamo il paese, ma è a 20 km da Inzago. Paolo, no, questa ce n'è una che gira dentro praticamente la casa di questo, ma noi entriamo dove esce la macchina lì. Bon, Paolo, adesso fai così, entra dentro piano piano e poi accelera, vai. Senti la differenza del cambio, del rumore che senti, mi dicevi prima, c'è ancora? No, finestrini abbassati. Ah, quei finestrini abbassati, quindi andiamo a destra. Così fai la partenza da fermo. E qui siamo in sport sulla macchina e in sport sul pedal sprint. Adesso Paolo rallenta un attimo. Tanto dietro non c'abbiamo nessuno. Ok, io adesso così te lo spengo. E ti faccio, adesso accelera. Ciao ragazzi, sport e race sulla Cupra, una è una bomba, ragazzi, veramente una bomba. Paolo, cosa mi dicevi prima? Dai, proviamolo, vediamo come va. Va benissimo. Quindi Paolo, per dire, facciamo così, tu lo lasci lì e lui rimane sempre in race. Adesso arriviamo fino al semaforo, poi ti faccio provare eco più. Così, se vuoi risparmiare un po' di benzina, perché mi hai detto che questa non è che consuma poco. No. 10-12. Ecco. Adesso arriviamo al. Vedi, anche lui sta belleggiando, però non sta neanche toccando il pedale, secondo me. Cioè, tu lo lasci scorrere, giusto? Ecco sulla questione dei consumi. Tu ogni tanto molli proprio il pedale perché la senti che la macchina è libera. Andiamo a destra. Gli riprendo a mano il telefono, adesso glielo spengo, così è spento. Lui dopo ritorna, adesso ci mettiamo dritti e ritorna in eco, dove eri prima. Ok, perfetto. Adesso te la metto così, eco più, eco, no, eco normale. Così, eco. Allora, il pedale acceleratore, Paolo, ce l'hai comunque sensibile, sì, ma la macchina è molto più, non è aggressiva come prima, è molto più dolce. Se tu vedrai, se tu accelerai piano piano, vedi quanto ti spara dentro un po' tutte le marce.
ragazzi, siamo a 60 all'ora, adesso che marcia sarà dentro non si sa, quella che l'è. Adesso così è spento e così glielo mettiamo in eco più. Così eco più. Cioè, comunque è più bello il pedale di prima. Sì. Ragazzi. Totalmente. Adesso facciamo quella rotonda, non la prima, usciamo da dove arriva la moto. Se non ti va di scannare, ovviamente te lo metti. Te lo metti come vuoi, Paolo, poi decidi te. Vedi come più. Sì, tanto io sempre il race. Sempre il race! Che te l'ho fatti vedere a fare queste cose! No, gli ho fatti vedere, ragazzi, perché tanti mi chiedono di questo, quindi vedi com'è. Cioè, comunque se schiacci dai va, non è che non va, no. Per appena proprio. Esatto, Paolo, allora io te lo spengo, andiamo a destra. Allora lui ha detto che lo vuole in race, ma noi lo accontentiamo. Adesso noi qua siamo spenti. Si sente che passate in race? Sì. Ragazzi, buona, a posto. A bomba. Ragazzi, Cupra Formentor l'abbiamo sprintata, anche quella di Paolo. Paolo, torniamo indietro. Andiamo verso l'officina. Quindi Paolo, secondo me, è contento. Parla poco, ma io lo vedo, ragazzi, fidatevi che è contento. Paolo, sei contento? Tantissimo. Oh. L'ho strappato di bocca. A posto, ragazzi, iscrivetevi al canale Jerry Pedal Sprint, seguitemi. Arriverà una macchina nuovissima che voi non sapete manco come si chiama, tanta gente non la conoscerà. Si chiama Link & Co. Tu sai qual è? Io non l'ho mai fatta, quindi è una macchina nuova di pacca che arriva tra 10 giorni. Quindi quella macchina è un 200 cavalli turbo benzina più 60 cavalli di motore elettrico, quindi 260. Quindi proviamo questa Link & Co. Che hanno una questione di acquisto di quella macchina a noleggio, te la portano a casa. Sì, tutta una cosa strana. Vabbè, comunque niente, ragazzi. Paolo, grazie. Grazie a te. Grazie mille per avermi scelto, aver scelto Pedal Sprint. Ovviamente è partito lo start and stop. Sì. Ragazzi, iscrivetevi, canale Instagram Team Pedal Sprint. E siamo a posto. Alla prossima. Ciao. Paolo, grazie mille. Grazie a te, Gerry. Ciao Paolo. Ciao.